Eccoci qui, benvenuti a tutti su Top Hat. Io sono Monica Faggiani e siamo qui per le nostre micro interviste da quarantena. Abbiamo con noi un ospite a me particolarmente caro, un giovanissimo, giovanissimo, ci tengo a sottolineare, drammaturgo di ormai fama nazionale e internazionale, che ha nome Tobia Rossi. Benvenuto, Tobia. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, allora partiamo subito a bomba con le nostre domande, Vai. che sono chiaramente legate a questa situazione particolare che stiamo vivendo tutti. Allora, la tua creatività è affossata o esaltata dalla quarantena? Allora, direi che va un po' intermittente, però in questo specifico momento ti direi esaltata, nel senso che nell'impossibilità di esplorare spazi reali si esplorano spazi interiori, no? Quindi, come dire, vado un po' appunto in esplorazione, discendo un po' nei miei in perlustrazione, questa è la parola, perlustrazione, e in effetti trovo qualcosa, eh? Non solo nei miei spazi, anche negli spazi esterni, cioè proprio anche nella casa, trovo angoli nuovi che non avevo mai visto. Però anche dentro di me qualcosa scopro, in E quello effetti. che trovi Quindi dentro di te riesci poi a metterlo sulla carta, cioè diventa qualcosa o rimane comunque soltanto ancora dentro di te, qualcosa di tuo? no, diventa qualcosa, per quanto confuso, magari frammentario, magari informe, però diciamo che è una situazione che comunque aiuta la concentrazione, almeno nel mio caso, che mi distraggo facilmente col mondo esterno, e quindi questo problema in questo caso viene meno. Bene, senti, allora, durante questa quarantena hai finalmente fatto o imparato quella cosa che ti dicevi, no, la farò quando avrò tempo, vorrò impararla quando potrò dedicarmici veramente. È successo che hai fatto quella cosa che era nel cassetto e che con la scusa o con la reale motivazione del tempo non facevi mai. Tantissime. Allora, Sì? spolverare i libri e dare una ripulita a tutta la libreria e pulire i libri uno per uno, Quindi che è hai la fatto cosa che tutta la più. libreria, ogni libro, La libreria. meraviglia. C'è anche la mia, Poi. Tobia, qui appena finisce la Appena quarantena, finisce vengo. sei invitato. Anche perché si affinano le tecniche, si ottimizzano i tempi, e quindi un'altra cosa, ma sono tante le competenze apprese. Un'altra è, per esempio, un modo. Credo più intelligente di fare la spesa e più rapido, nel senso che forse tutti lo fanno, solo io l'ho scoperto ora, eh. Cioè, forse è normale per la maggior parte delle persone, però far la spesa per compartimenti. Cioè, Ah no, io lo tu. faccio. Ma molti lo fanno, poi ho scoperto Cioè, perché mi sono prima già c'è tutta la confrontato. frutta, poi ci sono i salumi e i formaggi, poi ci sono. Sì. Mentre invece io prima, in modo molto sprovveduto, andavo in ordine di lista, quindi la prima cosa della lista. Ovunque fosse, io andavo a prenderla quella, cioè se avevo deodorante, vado a deodorante, poi io melanzane, melanzane, se Ho poi io capito, ma quindi cianuro, giravi come una trottolina impazzita per il giravo, giravo. supermercato. Ci Quindi mettevi il doppio del tempo. per me sono diventate più brevi le spese, anziché più Bella, lunghe. bella questa cosa. Ancora Sì. qualcosa che ci racconti? Vorrei vantarmi di qualche scoperta culinaria, ma no, Non puoi. in Io quel potrei, senso. però Lo so, l'intervista non è a me, ma infatti. io ci No, no, sto dando infatti. dentro. In quel senso non. Ma sì, anche proprio un rapporto con la casa. È migliorato il mio rapporto con la casa, nel senso che ho Bello. iniziato ad abitarla di più, inevitabilmente a mangiare più volte in casa, sia a pranzo che a cena. Io solitamente ero sempre abbastanza in giro e ho iniziato a mettere delle piante, cosa che non avevo. Penso sia normale perché se tu inizi a concepire, no, la casa come quel Come il tuo luogo, non dico di mondo? passaggio, ma come quella cosa lì che, essendo che non puoi uscire, deve diventare per forza l'emanazione di te, quindi deve somigliarti, tu investi più energie su quella cosa lì. Per Bello, bello, tutte me cose positive, è direi. stata. È bello. Sì. Sì, beh, sì, certo, questa è la parte delle scoperte. Non so se c'è la domanda delle frustrazioni, No, questa però è uno la può anche domanda delle scoprire scoperte. che non ha voglia di fare niente, per esempio, che vuole lasciare la casa molto sporca. Ci sono anche tante scoperte che possono essere non soltanto in positivo. Io l'ho lasciato vago e aperto, però tu, Vero, vero. conoscendoti poi, giustamente l'hai declinato in positivo. Senti, una Anche domanda sulla così. pulizia, anche sulle igiene, cioè spero che non diventi per il futuro, però cioè, ho aperto un modo molto più veloce per pulire i pavimenti, dovendolo fare molte volte, cioè uno si, come dire, ottimizza i tempi, no? Affina le tecniche, le pratiche. Ok,
Senti, invece, una domanda così veloce. Che cosa stai leggendo proprio adesso, in questo momento, stasera, cosa leggi? Guarda, il libro che sto leggendo adesso è una cosa che era sul comodino da un po' di tempo, si chiama Tutto quello che non ricordo, di uno scrittore svedese che si chiama Kemiri. È un libro della Iperborea, che è quella casa editrice che pubblica un sacco di autori nordici che a me piacciono molto. E mi piace molto anche perché è scritto in modo molto teatrale. Poi ho scoperto che l'autore è anche uno sceneggiatore, un drammaturgo. E infatti, si sente proprio nell'energia, nella muscolatura, questa scrittura ha una teatralità, molto bella, anche un umorismo molto bello. È molto divertente. Ma l'umorismo nordico è particolare. Ma quindi consigli? Un consiglio? Ah sì, assolutamente, assolutamente. È anche una lettura molto pop, però non è stupida perché fa pensare a un sacco di cose rispetto all'identità, rispetto al passato, al presente, a quello che si diventa, rispetto al ruolo che ha la memoria, ad esempio, nella creazione dei nostri pensieri. È Ah, che bello. Grazie del consiglio. bellissimo, sì. Ridici il titolo e l'autore, che così ce lo ricordiamo. Tutto quello che non ricordo di Kemiri, non mi ricordo il nome, però il Va cognome è bene così, Kemiri poi ed lo è edito cerchiamo. della Iperborea. Allora, qual è la... non possiamo che parlare anche di serie TV, ovviamente, perché sappiamo che questo periodo di quarantena ha acceso l'interesse per le serie TV anche in chi non l'aveva. Io che non ero una grande appassionato, amante di serie TV, invece devo dire che mi sto proprio appassionando e avvincendo. Se dovessi scegliere una serie TV che in questo momento ti possa rappresentare, che cosa sceglieresti? Ne ho viste veramente, veramente tante in questo periodo. Ma io ti direi Sex Education. Ok, che io non ho Sex ancora visto. Education. Perché ha una. Cioè, la potremmo ascrivere al genere cosiddetto feel good, cioè tutte quelle serie o film che in qualche modo ti riappacificano con la vita, no? Quindi hanno una sorta di positività dentro, no? Una sorta di ottimismo, però quello che mi piace è che non è un ottimismo gratuito, cioè non è un ottimismo naif, è un ottimismo che è legato anche al buon senso, è legato anche alle sfumature, anche alle contraddizioni. E quindi, secondo me, è una serie positiva che quindi ci fa generare dei bei pensieri, dei buoni sentimenti, ma nel senso non cheap del termine, nel Sì. Ok. senso più profondo, se vuoi, e più maturo anche, se vuoi, nonostante sia una serie, o forse proprio per quello, e proprio per il fatto che è una serie che parla di adolescenti, quindi come il titolo ci dice, è la loro iniziazione sessuale, un'educazione sessuale, ma poi è un'educazione sentimentale di fatto, quindi è Vedrò. un'iniziazione alla vita, sì. Grazie. Allora, senti, così per stare sulla retorica che ci ha accompagnato durante tutto questo periodo, ma ne usciremo migliori o peggiori? Che poi io traduco in che cosa ne sarà di noi? Da una parte noi artisti, che siamo in qualche modo più in questo momento possiamo dire anche i più fragili forse di tutto questo mondo, ma soprattutto anche di noi esseri umani. Cioè, che cosa ne sarà? Come ne usciremo secondo te in questa retorica del migliore o peggiore? Io sono peggiorata tantissimo, per esempio, durante questa quarantena i miei difetti esplodono. Lodono, quindi non Ah, credo di uscirne certo. chissà quanto migliore. Però, a parte l'ironia, secondo te come ne usciremo? Non lo so, forse è difficilissima questa domanda, non lo so. Ci sfogheremo. Ci sfogheremo. Quindi lo sfogo è una cosa positiva o negativa? Può essere negativa perché comunque ha a che fare con un comportamento nevrotico, però è anche una liberazione allo stesso tempo, quindi è anche necessaria se vuoi. Secondo me ci sfogheremo. Benissimo, adesso prima abbiamo parlato di anche internazionalità di Tobia Rossi e io vorrei che ci raccontassi un po' nel dettaglio questa tua internazionalità, che io seguo, ma anche io ad intermittenza, anche perché insomma un conto era prima di questo periodo in cui ci si vedeva anche, quindi qua non dico quotidianamente, però il racconto delle proprie vite andava avanti in un modo. Adesso un po' ci sono le video chat, un po' il telefono, però non è la stessa cosa. Quindi così aggiorni anche me sulla tua internazionalità.
diciamo che ci sono state una serie di occasioni e di incontri che mi hanno portato, anzi hanno portato il mio lavoro più che me, a essere anche diffuso all'estero, grazie al lavoro di ottimi traduttori. Ovviamente una delle più importanti è stata quella del Mario Fratti, il premio Mario Fratti, che hai vinto, scorso, infatti, l'anno scorso. Vinto l'anno scorso, edizione 2019. Il premio Mario Fratti è un riconoscimento stupendo che permette a drammaturghi italiani di essere conosciuti sul suolo americano, ma non solo conosciuti, cioè avviene una traduzione molto molto efficace realizzata da Carlotta Brentan, che è una traduttrice bravissima, avviene una mise en espace al centro culturale italiano di Manhattan e si lavora nella prospettiva di una produzione in collaborazione con dei teatri di New York. Tutto questo grazie all'organizzazione In Scena, al festival prodotto e da tempo portato avanti con indefessa passione da Laura Caparrotti, cui anche tu hai partecipato. Quindi assolutamente, benissimo. In qualità di attrice, esatto. Con il mio spettacolo, esatto. Sono stata una delle 10 performance prese, scelte dall'Italia per rappresentare il Teatro Off Italiano l'anno scorso, con il mio Quel che resta, ovviamente. Ma ritorniamo a te che mi è saltata la cuffietta, il bello della diretta! Piace. Non è diretta perché poi la registreremo, ma comunque il bello della diretta. E allora, dicevi, hai vinto questo premio, quindi adesso verrà, finito questo periodo ovviamente, verrà messo in scena? Era previsto in effetti il debutto proprio nel mese di maggio, proprio in questo periodo, ma chiaramente come tutti quanti i teatri di New York, anche quello che ospitava questa produzione, che è il The Tank, si trova a sospendere le sue attività e a doverle riprogrammare per il futuro. Quindi insomma se ne riparlerà giustamente quando si potrà, come tutti gli altri progetti che ci riguardano. Invece un'altra cosa che è nata proprio in questo periodo e in funzione di questo straordinario momento che stiamo vivendo, è proprio questo progetto cui sono venuto a conoscenza sempre grazie al team che lavora dietro a In Scena, il One Minute Play Festival, che è un'associazione, un'organizzazione che si occupa di playwriting a New York, ha fatto una sorta di call anche con partner istituzionali molto importanti dal punto di vista della drammaturgia americana, ha aperto la call a tutti i drammaturghi americani e non, quindi a tutto il mondo, chiedendo a ciascuno di comporre un testo breve, una drammaturgia breve, anzi brevissima perché è della durata di un minuto, che in qualche modo fotografasse il momento che stiamo vivendo. Ovviamente, trattandosi di un lavoro fatto in presa diretta, si tratta di una fotografia istintiva, estemporanea, quindi con tutte le, anche se vuoi, non so come dire, fragilità che può avere questo tipo di sguardo al momento, uno sguardo che non può analizzare più di tanto, no? Cioè è un lavoro che si basa più su una sensazione epidermica, ed è questo anche che mi è piaciuto molto, no? Sai che è anche molto dibattuta anche tra noi, diciamo, teatranti italiani, se trattare o no, o come, l'argomento del quando, se sarà opportuno farlo, chi potrà farlo, l'argomento del virus a giochi fatti. Io, senza neanche pormi questo problema, con molta leggerezza anche, ma con lo spirito del gioco e dell'iniziativa, ho partecipato, insieme anche a altri drammaturghi italiani, anche milanesi. E insomma, proprio in questi giorni tutti questi testi che sono arrivati, che sono tantissimi, sono penso 700, sì. 700 testi da un minuto, ma con anche dei premi Pulitzer che hanno partecipato, americani, mamma mia, importanti, wow. come Tina Hau, e che praticamente saranno letti insomma, per noi sono le notti, per loro sono la primissima serata, proprio su Zoom, per cui ci sono una serie di eventi che ciascuno prevede la lettura di 60 di questi corti. Sembrano tanti, in realtà 60 corti da un minuto è un'ora di reading, sostanzialmente. Certo, quindi li possiamo seguire, insomma, possiamo trovarli tramite il canale di In Scena, Theatre Festival. One Minute Play Festival. One Minute Play Festival. Proprio okay. Stasera, proprio stanotte, c'è la tranche che contiene anche il mio lavoro. Perfetto, benissimo. Allora, intanto in bocca al lupo, perché ovviamente è una cosa bellissima. Io sono molto, molto, molto onorata che Tobia Rossi sia uno dei drammaturghi che io ho avuto, le cui parole io ho l'onore e avrò l'onore di... E ancora ne dirai. E ancora ne dirò. E quindi lo ringraziamo
da parte mia, da parte di Top Hat. Gli auguriamo ancora di rimanere in casa, mi raccomando, assolutamente, di continuare con questa tua creatività e positività che ci piace molto. E ad Maiora, alla prossima, intanto in bocca al lupo. Grazie mille Monica, grazie mille, un abbraccio enorme, un saluto a tutti.